Non si può negare che Del Boca sia un autore insigne, tra l'altro con una carriera giornalistica e non solo giornalistica di primo ordine, con una bibliografia personale vastissima. E Proprio su questi argomenti, beh sì, tra e l'altro, questo quindi. effettivamente si allinea con tutta una serie di suoi interventi su un tema che a te è molto caro, che Sì, poi è il motivo per cui in verità l'abbiamo effettivamente scelto, sì. ed è un po', cioè lui più che uno storico, forse si potrebbe configurare come una specie di cronista della storia, un giornalista di altissimo profilo. E per cui questo libro, Certamente anticonvenzionale. insomma, io su questo ci avrei qualche Ah perplessità. beh, forse sì, perché è, diciamo, convenzionale Sì, nell'anticonvenzionale, cioè perché è il un... revisionismo storico Sì, cioè sul lui... Risorgimento e sui Savoia è un fatto, come Sì. dire, anche acclarato in Sì, qualche modo. sono d'accordo. È vero che lui, diciamo, rivede tante posizioni, tende a smitizzare certe, diciamo, certe immagini come Sì, Garibaldi, eroico, l'immagine retorica, diciamo, l'immagine del retorica. Risorgimento. Però, non è certamente il primo. No, assolutamente. Anzi, diciamo così, il suo anticonformismo è un po' conformista. Non vuole essere questa una critica negativa, ma soltanto la messa in luce del fatto che non c'è questa enorme originalità nel suo No, pensiero, che è tuttavia degno di comunque, attenzione e di rispetto. esatto, io poi volevo cominciare. Con un libro di questo genere, che non è un romanzo, noi solitamente facciamo romanzi, ma non sempre, ogni tanto Beh, abbiamo però è fatto molto anche dei saggi, narrativo, per ribadire anche no? proprio questo fatto, e poi anche per entrare poi nel merito di questo libro, cioè che poi tutta questa questione, il saggio e il romanzo, e la storia, come racconta, come ci insegna il grande Erodoto, è sempre racconto, è Ma certo, romanzo. beh Poi però questo. racconto e romanzo sono la Sì, stessa cosa. beh, guarda, se mi permetti, non sono la Scusa. stessa cosa, ma io direi quasi, nel senso che Ma le è questo critiche che quasi. possono essere fatte a uno storico, giornalista, cronista, come lo vogliamo chiamare, polemista, secondo gli schemi, tanto giornalismo anche attuale dei nostri tempi, no? Il modo di fare storia di Lorenzo Del Boca è un modo comunque narrativo, perché qual è la critica che viene fatta? Ah, ma non è le fonti, la filologia, non è attendibile, ma Sì, non è mai attendibile, momento, la storia è non da sempre noi, tu parli di un'interpretazione, una critica che sì, viene fatta no, al di fuori di noi. in Ah, in genere a chi genere? non è un professionista, a chi non è lo O storico lo di storico, sì, professione, ecco, cattedratico, diciamo. e questa è una critica Sì, no, ovvia, no, no? vabbè, questa critica c'è. Ecco, ma in realtà lo storico pure racconta, e racconta interpretando criticamente, con una sua versione dei fatti. Quindi se mi parla di Vittorio Emanuele II, di Garibaldi, di Mazzini, ne fa dei personaggi che tratteggia in modo critico, Sì, no, che quello sia sì. storico, che sia giornalista, che sia romanziere. De Anche molto Cataldo, ci siamo molto efficace. divertiti con questo libro di De Cataldo, no? Questo è un Sì. romanzo, ma dentro ci sono Cavour, Vittorio Emanuele, gli stessi personaggi. Poi, Sì, per però... esempio, altri libri come questi qui a cui lui si ispira, a cui Del Boca si ispira, che sono molto belli, Sì, che dire, che... vivacissimi, Sì. e arrivarono i bersaglieri piemontesi a Roma del nostro editore La Replica, che Prediletto, apprezziamo sì. molto. Ecco, e sono libri ma veramente vivacissimi, che si leggono esattamente come un romanzo. Leggiamo solo l'inizio del libro Leggiamo di Del l'inizio, Boca, certo, così si perché capisce la anche storia, di che sappiamo parla sto qual è, la libro. guerra per Roma. Ecco. 1848, l'episodio magnifico, eroico della Repubblica Sì, che Romana. a me è piaciuta È tanto la bellissima, è storia una della cosa Repubblica sempre Romana. commovente, E io in effetti, ecco, ecco. per Sì. esempio, non condivido così tanto questa smitizzazione. Sì, questo anch'io sono Io, d'accordo, cioè, perché quello fu francamente... un episodio veramente eroico. Sì, sono d'accordo. Cioè, Comunque io, lui ecco, cioè, parte. a volte lui irride un po' certi personaggi, però a me mi verrebbe da dire, vabbè, ho capito, cioè è facile a distanza di un secolo e più Cogliere le cogliere le debolezze, debolezze, le fragilità le di certi personaggi, fragilità, però le imprecisioni, l'approssimazione, caro illustre velleitarismo. amico, prova a avvicinarti un po' di Velleitarismo, più. il risorgimento fu velleitario, forse, sì, certo, forse anche Mazzini stesso, però il fatto senza l'idea diventa troppo crudo Sì, e infatti, ma insignificante. leggi un Appena po' queste. all'inizio lui scrive bene. Ah, oh, ma quello non c'è il minimo dubbio. Primo capitolo, i cianfruglioni.
perché sono le due lingue, chiamiamole, non dialetti, che si confrontano e che non si capiscono. I cianfruglioni di Torino e i romani dei Novantri. Inizio, avevano appena puntato i piedi a Roma e fu subito evidente che conquistatori e conquistati faticavano a sopportarsi. È quello che sto cercando di raccontare io in questo momento, spero di riuscirci, questi anni magnifici e stupendi, per le sue contraddizioni di Roma capitale, no? Dei primi anni di Roma capitale. Del resto, come accomodare caratteri che sembravano così distanti? Salto qualche pezzo. In ogni caso, quanto origine geografica, senza troppo pagare ai distinguo, i romani affibbiarono a tutti l'etichetta maleodorante di buzzurri, come racconta anche Sacioli. Sì, sì. I nuovi si segnalarono per il mito della puntualità, dell'ordine gerarchico, dei regolamenti, della ricreazione a cicli fissi, dei ragionamenti squadrati, a modello delle strade della città sabauda. Improbabile un'intesa con il popolino della capitale, che al contrario, con ferreo rigore, applicava il principio del non fare oggi quello che potresti fare domani. Ok. E quindi è un inizio brillante, divano. Ma è brillantissimo. E così prosegue la storia. La storia che arriva al momento conclusivo della presa di Roma. Certo. In mezzo a mille accordi violati, tentativi di accomodamenti con il Papa, che ovviamente non ci casca. Perché dopo la Repubblica Romana si era molto. Per esempio, tradimenti, corruzione, violenza. Il grande problema del rapporto tra lo Stato della Chiesa e il Papa. Certo. E i piemontesi, che indubbiamente lui focalizza molto bene, è formidabile quando racconta di Garibaldi che tuora contro il Papa, sì. E lì effettivamente è vero, ha ragione lui nel mettere in luce una certa ingenuità da parte di un personaggio poi in realtà così complesso, no? Perché effettivamente è vero, in questa fase storica, in questa transizione clamorosa, che lui racconta molto bene, ci sono delle contraddizioni anche esilaranti, se vogliamo, e anche contraddizioni molto significative sul piano. Per sì. Esempio, mi permetti a me di leggere proprio una riga che mi ha, in questo suo modo un po' cronachistico, a volte un po' superficiale, di raccontare, a volte ci sono delle osservazioni acutissime e profondissime. Senti questa, per esempio, parla appunto dell'Italia che si è appena unita. I primi atti amministrativi, qui parla proprio lo storico, certo. I primi atti amministrativi denunciarono senza equivoco che l'obiettivo non consisteva nel costruire una nuova Italia, quanto piuttosto nell'ingrandire il vecchio Piemonte. Qui con poche parole, lui, e senti come c'entra bene un punto, simbolicamente definitivo, il fatto che il re rimase Vittorio Emanuele II, mantenendo il numerale dinastico di quando governava il Regno di Sardegna. Questa è una cosa che ha colpito molto pure me. Ah certo, sì. Dell'importanza della scelta non si resero probabilmente conto, né lui né i consiglieri che gli stavano più dappresso, no. Ma quella decisione certificò che gli altri sei stati avevano perduto la loro autonomia per essere stati annessi al Piemonte. Ecco, questo è uno certo. Scrivere, un ragionare davvero da storico documentato e che interpreta acutamente le cose. In altri passaggi del libro, secondo me, questo acume, anche questa capacità narrativa così bella, è un po', diciamo, affievolisce un po' in una certa superficialità di approccio. Sì, però ecco, su problemi colossali, tipo la Repubblica Romana, tutta la vicenda della Repubblica Romana, quello che gira intorno, il 1849, che peraltro però è raccontato in un modo interessantissimo. Per esempio, è istruttivo. Alcune battute fulmine che lui riporta sono istruttive a proposito della Repubblica Romana. Il commento di Garibaldi quando accorre. Ah sì, sì, questo è bellissimo. Accorre, lancia un proclama ai popoli della frontiera romani e sanniti, incoraggiandoli a combattere per gettare oltre le Alpi quei sudici croati. E questo, sappiamo che i protagonisti di tutta la vicenda sono i francesi, gli austriaci, certo. Regno delle due Sicilie, certo. Cioè le presenze politiche dell'epoca. Lo schieramento. E lo Stato Pontificio, sì. Ovviamente. Allora, cosa dice? Questo in nome della Repubblica Italiana, non per conto, virgolettato, parola di Garibaldi, non per conto di Carlo Alberto che il diavolo se lo porti via, insieme a quel tanghero del Borbone. Ecco, quindi sì, sì. Garibaldi sempre borderline e estraneo a tutti questi accordi più o meno sotterranei, pasticciati, pieni di vicende anche oscure. Ma guarda, il fatto che la figura di Garibaldi ha necessità, ancora oggi per noi, di una continua revisione critica
Questo è sacrosanto. Certo. Dico solo che una certa smitizzazione della figura monumentale di Garibaldi, granitica, compatta, c'è già, cioè Del Boca si inserisce in un filone storiografico e narrativo che è bellissimo e di cui non è il primo rappresentante, diciamo, No, certamente. pur avendo alle sue spalle, e in questo stesso libro, una carriera di scrittore avvincente, e un libro come questo va certamente consigliato, insomma, a chi ama la storia e ama il racconto storico e ama soprattutto la revisione dei luoghi comuni. Da questo punto di vista, Sì. va bene, va benissimo, Certo. però non dimentichiamo anche il contrario, cioè che il mestiere dello storico è molto rispettabile e de deve essere in qualche modo esercitato sempre con un grandissimo approfondimento sui documenti, diciamo, riscontrati e riscontrabili. Lui è ben documentato, per carità, è un libro serio, non è una... No, è un libro poi pieno di testimonianze interessanti, diciamo. Mi Assolutamente. piacerebbe proprio citare velocemente e poi concludere con un'affermazione che io trovo veramente Vediamo, grande nella sua vediamo, sintesi vediamo. di Gregorovius. Questo è Napoleone III, perché i Napoleone grandi III. protagonisti Vabbè, politici sì, certo, dell'epoca non... si trovarono in enorme difficoltà, perché cioè, Napoleone III, prima di diventare Napoleone III, era presidente di una repubblica, quindi Certo, quando decise di eh sì. intervenire dopo la Repubblica Romana, Capirei. quindi in quello sfracello mostruoso, strage terribile, no? Di eroi, di personaggi notevoli, lui però si trovò in grave Eh contraddizione beh, proprio direi. con il sistema politico in cui lui era protagonista, ecco. Quindi si trovò in grave imbarazzo. Vediamo. Ecco, la Repubblica Francese, dicevo, non ha mobilitato un esercito per soffocare la libertà italiana. Questo accadde quando rientrò il Papa e Certo. ci fu veramente una repressione durissima con i francesi, in presenza dei francesi esterrefatti e molto imbarazzati, perché loro pensavano semplicemente di intervenire a difesa del legittimo Papa Re, Sì, ecco, certo. no? Non di una repressione così Certo, anche e lì spietata in qualche infatti modo, è irretriva. la Allora grande cosa dice tragedia. Napoleone III? La Repubblica, che non è ancora la Repubblica III, ma insomma, la Repubblica Francese non ha mobilitato un esercito per soffocare la libertà italiana, ma per regolarla, preservandola dagli eccessi e darle solida base, rimettendo sul trono pontificio il principe che primo si era posto arditamente alla testa di tutte le utili riforme, come Pio IX aveva fatto. Come che non aveva Quindi fatto. tutte le contraddizioni anche dei grandi personaggi della Sì, storia, sì, sì, sì. ma per dire come poi finirà, lo sappiamo, Beh, con questa infatti, lui... scaramuccia della presa di porta via, ma anche qui è interessante leggere Vabbè. quello che non solo lui racconta, che ormai sappiamo da tante testimonianze. Comunque, a proposito di questo evento, ahimè, come giudicarlo? Roma Certo, Capitale, e cita il che Gregorovius, dice il Gregorovius, grande... si Sentiamo perché. dichiarò, e non solo lui, si dichiarò triste, non so, Carducci, De Sanctis, personaggi Vabbè, insomma, liberali, sì. pensiero, certamente liberale. Si dichiarò triste al pensiero che la città del bello fosse destinata a ospitare uffici e ministeri. Infatti vennero occupati tutti i conventi, preti e frati vennero cacciati, cancellarono 150 organizzazioni religiose e si presero 212.000 ettari di terreno. Ma sappiamo Mamma mia, quanti anche sono quasi 212.000 tutta ettari di Roma. Ma terreno? Quasi poi tutta sappiamo Roma. le distruzioni e le demolizioni. Sì, Questo è un che capitolo questo è l'argomento da te prediletto, no? del mio lavoro La breccia di di porta via eh è il sì. tuo nuovo libro. Quindi, ecco, se, segnaliamo Certo. che questo lavoro che stai facendo, che ci auguriamo possa poi essere Rileggiamo apprezzato, anche questi libri, oltre ecco, al nostro apprezzato dai ottimo Del nostri Boca. Anche estimatori e anche dai nostri... Roma Borghese di Giovanni Faldella, grande piemontese, giornalista anche lui, ma Sì, grandissimo vabbè, ma adesso del scrittore. Faldella non Roma ce ne frega Borghese, niente. che viene a Roma Capitale nel Pensiamo se vai al 1980. lavoro tuo e Certo. a questo interessantissimo libro di Lorenzo Del Boca. E ci prendiamo un E ci caffè. vediamo al caffè, ben inteso, certo.